Carolina Invernizio, la scrittrice di thriller più celebre dei primi anni del XX secolo. Dei critici ho un'allegra vendetta, perché le mie appassionate lettrici e amiche sono le loro mogli e le loro sorelle. Se qualcuna ha visitato un cimitero di notte, sa quale triste e funebre impressione se ne riceve. Il solenne silenzio che regna in quel luogo sacro al riposo dei morti. I grandi alberi, le croci mortuarie, tutto è propizio alle più folli e deliranti visioni. Là è la morte. Davanti, di dietro, al nostro fianco, sotto i nostri passi, sotto l'erba che calpestiamo, anche l'uomo più forte, più scettico, trema. Si sente il cuore stretto da una gelida pressione. I monumenti assumono ai nostri occhi un aspetto strano, fantastico, bizzarro. Ombre vaghe, sfumate, sembrano librarsi dinanzi a noi fra le tombe. Nell'aria un sudor freddo scorre per tutto il corpo. Le labbra diventano mute. Il tuo nome non morirà.